minuto con Padre Pio dal cielo di San Giovanni Rotondo. Oggi queste nuvole, ma andiamo verso la chiesa di San Pio che ci regala un cielo limpido. Oggi qui per raccontarvi la storia di Mimmo Romanelli. Ci ha scritto all'email che vedete in sovrimpressione per raccontare la sua testimonianza. Mimmo ci scrive da Laurito, provincia di Salerno. Nel 1966 era un fratino cappuccino e frequentava il quarto ginnasio presso il convento dei Cappuccini di Muro Lucano, Potenza. Il direttore del seminario, che ricorda era padre Crescenzo da Pesco Pagano, pensò bene di condurci, scrive, in pellegrinaggio al santuario di San Michele e poi qui da Padre Pio. Santo con le stimmate, lo immaginavo come un santo vero e proprio, un'aureola in testa, pensavo che avrei visto luci divine, sentito musiche celestiali, che sarei svenuto per la gioia nell'udire le sue parole divinamente ispirate, che mi avrebbero trafitto veramente il cuore. Arrivati al convento, scrive Mimmo, le cose subito si rannuvolarono, come queste nuvole, potremmo proprio dir così. Il padre guardiano nel vederci rimase interdetto, credo perché allora i cappuccini, per ordine del padre generale, non potevano andare a visitare Padre Pio, e questo è vero. E ci fu un attimo di disappunto, di sgomento, però il padre guardiano disse a padre Crescenzo, insieme a tutti questi fratini, fermatevi qua, Padre Pio passerà di qua. Subito dopo, di nuovo euforico, lo stesso Mimmo non stava più nella pelle perché doveva passare Padre Pio. Ad un certo punto però si apre la porta, appare Padre Pio, ecco, lascio proprio al commento di Mimmo. Lui appena ci vide ebbe come un moto di fastidio e di dolore insieme, che gli scatenò uno scoppio tremendo di tosse e subito cavò dalla manica dell'abito un fazzolettone. E qui, scrive Mimmo, apro una piccola parentesi per dire che col senno di poi ho capito la ragione del suo comportamento, per me allora incomprensibile. Lui aborriva essere considerato un santo. Aveva percepito in quell'istante che tutti questi ragazzi erano lì soltanto per una curiosità nel vederlo. Erano andati da lui perché era considerato da tutti un santo. Manco fosse un fenomeno da baraccone, e non perché certo mossi da un motivo di ordine spirituale. Ecco qui la testimonianza di Mimmo. Continuo col dire che non ricordo di aver visto mai nessuno tossire in quel modo come lui, mentre con il fazzolettone cercava di tenere a bada la tosse e il catarro. Altro che aureola e musiche celestiali e luci divine, scrive Mimmo. Arrivato all'altezza mia sembrò calmarsi e disse solo con una parola ripetuta due volte, con gli occhi rivolti al cielo: studiate ragazzi, studiate. Mi sembrò alto, altissimo, io ero bassino, li baciai come tutti gli altri fratini, la mano inginocchiandomi come era d'uso allora con i sacerdoti. Nel baciare pensai: beh, tutto qui. Ero molto deluso per i fenomeni strabilianti che non si erano poi verificati. Però, scrive Mimmo, mentre stava andando via, Padre Pio lasciò, non so che verbo usare, scrive Mimmo, come una sensazione, una vera e propria scia di umiltà, una cosa che gli ha provocato, scrive in questa sua lunga email, gli ha provocato un certo fastidio. E poi Mimmo, raccontandoci questo bellissimo episodio accaduto nella sua vita nel 1966 con Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo, scrive questo fastidio, ecco, che gli ha provocato la scia di umiltà che arrivava da Padre Pio. Cercare di conservarsi umili, essenziale, quando si è impegnati in opere di grande carità. Come lui, ecco, Mimmo anche lui è impegnato nel volontariato, non ci vuole proprio nulla per montarsi la testa, sentirsi importanti, indispensabili, unici, migliori per gli altri, la superbia, la vanità, la smania di protagonismo, insieme all'invidia, per quanto di buono fanno gli altri sempre meno bravi di noi, montano sempre di più fino a combinare disastri nella nostra vita. Per evitare tutti questi disastri, scrive Mimmo, è proprio necessaria la luce divina di Padre Pio, l'umiltà. E noi ti vogliamo ringraziare anche per questa lezione che hai dato a noi e hai condiviso con tutti noi, perché a volte bisogna ricordarsi di essere un po' umili nella propria vita.